Ciao fratelli e sorelle juventinazze, come dice Delio. Dopo questa partita con la Fiorentina, veramente ci sentiamo tutti un po' meglio, perché in effetti non si era messa tanto bene. Oddio, inizialmente la partita era iniziata con la Juve che comandava il gioco, dopodiché piano piano ha perso il bandolo della matassa, che è passata nelle mani dei giovani volenterosi fiorentini, e abbiamo rischiato anche di prendere un gol sul rigore che c'era, poi non c'era, poi chissà se c'era, la VAR, insomma mi sembra ci poteva anche stare, per quanto mi riguarda, per quanto ho visto ci poteva anche stare, tanto perdevano lo stesso, di questo ne ero sicuro che vincevamo. E poi i fischi al Berna, un po' ingiusti, perché insomma, e poi il bellissimo gol del Berna, ragazzi, ti riconcilia con il calcio, una bella punizione in buca d'angolo, bellissimo, bellissimo, non si può dire niente. Poi mettiamoci anche il bellissimo gol di Higuain, anche quello colpo di biliardo in buca d'angolo, bellissimo. Mettiamoci anche che Khedira non si è visto per niente, voglio sperare che si sia risparmiato per la partita di Champions, perché non ha toccato una palla. E poi Chirico che abbatte il piagnone Pompilio, perché stava già piangendo per Mandzukic. E insomma, questo è un po' il sunto della situazione. Per la verità, nonostante che in primo tempo alla fine non si era chiuso bene, io avevo previsto al mio vicino nel club della Juve, dove vedevo la partita nel maxi schermo, al mio vicino avevo previsto ma due o tre glieli facciamo nel secondo tempo, e in effetti si è verificato, così come l'altra volta con la partita col Sassuolo. Viste le prime battute, che sembravano giocare entrambe le squadre a Ciapanò, gli ho detto al mio vicino: qui gliene facciamo, se questi giocano così, gliene facciamo una bigonza. Una bigonza, un bigoncio, sapete cosa è, no? Quel contenitore che si usa per l'uva. Quando si dice un bigoncio, si intende una buona quantità, insomma. E quindi J. Hugo ogni tanto ci azzecca, è come l'orologio rotto, due volte al giorno ti dà l'ora giusta. E quindi diciamo, ecco, non voglio mettermi a livello della Silvi o della Stefanova, quella che ha scritto scritto pure il libro Chiavi dell'Universo, o Chiavi nell'Universo, non lo so, non ho capito bene. Comunque voglio concludere con un cortissimo video che esprime il mio stato d'animo. Ciao a tutti!